Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Mondo Amaranto. È anche la penultima puntata questa sera. Andiamo di pari passo col campionato di Serie B femminile, considerato che poi, per quanto riguarda il settore giovanile dell'Arezzo, i campionati sono praticamente conclusi. Ci sono adesso dei tornei, ma questa sera parleremo anche dell'Amaranto Summer Camp, che è stato presentato proprio ieri, questa bella iniziativa per i bambini da 6 anni in su, che li vedrà protagonisti allo stadio comunale, quindi una bella location per passare qualche settimana d'estate. Ne parleremo con Andrea Tuzzi, Buonasera. buonasera, responsabile scouting e logistica del settore giovanile dell'Arezzo. Ritroviamo Elettra Fiorini per Buonasera. l'Arezzo Calcio Femminile, Riccardo Buffetti che ha Buonasera. commentato la partita, il derby femminile tra Arezzo e Perugia, terminato sull'1-1 con qualche recriminazione di cui poi dopo parleremo. E qui abbiamo poi dei rappresentanti, abbiamo detto 2004 e 2005, che dopo sono già stati i nostri ospiti qualche tempo fa, dopo li andremo di nuovo a sentire e salutare. Allora, prima di vedere brevemente il filmato, Elettra, è una partita che è iniziata bene, e poi c'è stato questo gol, insomma, dalla distanza del Perugia che vedremo, e che poi, insomma, la partita non si è più smossa da Eh quell'1-1. no, effettivamente, oddio, si sarebbe Sì. potuta smuovere perché effettivamente un altro gol c'era stato, ma ce l'hanno annullato per fuorigioco. Mamma Molto mia. dubbio questo fuorigioco, anzi direi non dubbio perché non c'era questo fuorigioco, però vabbè, sulle decisioni arbitrali noi alziamo sempre la mano, insomma, ci si può arrabbiare da tifosi, ma poi effettivamente 1-1 comunque è un buon risultato che non sfata questo mito per cui noi non riusciamo a vincere tra le mura amiche, però un ottimo, sicuramente un ottimo risultato in un derby. Comunque l'Arezzo secondo me ha fatto vedere, soprattutto nel primo tempo, molto di più rispetto al Perugia. Già il Perugia nel girone d'andata eravamo riusciti a vincere, insomma, in casa loro, quindi vabbè, è un pareggio che ci sta un po' così, è un Stretto, po' amaro, un po' amaro. stretto, però tutto sommato va bene perché quello che si è visto in campo secondo me ci ha ripagato comunque del risultato che poi poteva essere migliore, insomma. All'andata ricordiamo che l'Arezzo vinse a Perugia. Allora, vediamo che cosa è successo in questo derby. Dopo la vittoria dell'andata, l'Arezzo Calcio Femminile cercava il bis in casa con il Perugia nell'ultima gara casalinga della stagione per un derby particolarmente atteso, a coronamento di uno stupendo campionato che ha visto la squadra amaranto ottenere la salvezza con diverse giornate di anticipo. Ottima la partenza delle ragazze amaranto che già al sesto minuto trovano il vantaggio. Paganini lancia Mattiacci che a tu per tu con il portiere avversario sblocca la partita. Grande freddezza davanti al portiere e vantaggio dell'Arezzo nel derby. Passano pochi minuti e l'Arezzo potrebbe raddoppiare con Nocchi al termine di una trascinante irrefrenabile serpentina e il pallone finisce largo. Il Perugia prova a reagire, Fiorucci lancia Bianconi che scavalca Antonelli con un pallonetto. La palla si stampa sulla traversa prima di essere allontanata dalla difesa Amaranto. Prima dello scadere del tempo arriva a sorpresa il rosso in panchina, la giocatrice Amaranto Torrioli viene espulsa. Nella ripresa il Perugia sfiora il pareggio ma Antonelli si supera con una bella respinta in area di rigore. La partita viaggia tranquilla in mano all'Arezzo ma al 25esimo Ceccarelli inventa una conclusione pazzesca dalla distanza che supera il portiere Antonelli. È 1-1, davvero splendida l'esecuzione dalla distanza, da posizione piuttosto defilata. Prima del recupero l'Arezzo recrimina, Verdi lanciata in porta trova il gol del vantaggio ma scatta la bandierina del fuorigioco. La posizione in realtà sembra regolare al momento del lancio. Finisce dunque 1-1 tra Arezzo e Perugia, le Umbre chiudono al settimo posto e l'Amaranto all'ottavo, mentre il Sassuolo vince il campionato approfittando della sconfitta del Vittorio Veneto. Allora, l'ultima partita in casa, se poi ci fate rivedere il momento, insomma, di questo gol, in realtà la segnazione era, diciamo, se la bandierina si è alzata prima che facesse gol o quando la palla è entrata, perché poi da qui non No, a si. me pare che in un secondo momento, insomma, avesse alzato Cioè, la dopo che la palla è bandierina, entrata, sì, quindi si può parlare di gol esattamente. annullato, insomma, Sì, sì, sì. ecco. Riccardo, tu l'avevi visto subito che. Sì, si vedeva chiaramente che la parte da dietro aveva un difensore davanti, quindi fuori gioco molto dubbio. Guardalini probabilmente non sa sto in linea, ma
come Lettera non commentiamo le decisioni arbitrali, anche loro hanno avuto un gran bel da fare nel derby. Commentiamo. No, poi una nostra giocatrice su Facebook ha rimesso, sì, ha fatto lo screenshot del vostro servizio, di quell'immagine lì, di quel fermo immagine lì, e lì insomma poi sono partiti vari commenti dove effettivamente c'era chi sosteneva vabbè, ma visto dalla posizione del guardalinee magari non sei proprio in linea, quindi non riesci a giudicare, magari ti è sembrato. Il commento più bello comunque l'ha fatto Manuela Tesse, che ha scritto vabbè, due gol nel derby sarebbero stati troppi. E che ti segue anche da esatto, da segue dove anche si trova, da Trinidad e Tobago nei Caraibi. Beh, questo è bello, il fatto che continui a seguirci. E quindi sai, è bello questo legame che si è creato. Quindi abbiamo anche qualche notizia di come sta andando. Sta andando molto bene là, stanno facendo un ottimo lavoro, per come poi erano partite comunque non conoscendo in nessun modo le giocatrici, e essendo comunque delle nazionali tirate su da zero, però ecco lì c'è proprio un investimento al di là della federazione e anche proprio del governo, perché effettivamente in zone come quelle lo sport può essere un importante volano di ricrescita anche economica, quindi ovviamente ci puntano tanto. Perché questa poteva essere un'azione a rischio, invece l'altro assistente qui ha lasciato correre, no? Sì. Che forse era più difficile vedere questo che quell'altro. Sì, effettivamente sì, però vabbè, questi sono i misteri della fede, io non commento più di tanto. E poi abbiamo visto Riccardo che poi dopo questo gol l'Arezzo ha avuto subito un'altra occasione per andare sì, avanti. Sì, quella fuori da Nocchi, ecco. Raddoppio abbiamo visto proprio adesso, il solito slalom si è centrata proprio con il destro, fuori poco, da lì in avanti poi Perugia è salito un po' in cattedra, si è sistemato bene in campo e ha provato a cercare la rete del pareggio, come abbiamo visto adesso con la traversa presa da Bianconi. Nella ripresa poi adesso si è un po' scosso anche con i cambi dell'allenatore Goretti, inserendo forze fresche, più accelerazione con Mazzini e con Frosetti davanti. Adesso è trovato un po' quello che aveva caratterizzato nel corso di questa stagione, quindi movimento fluido in avanti, dribbling e poi il gol annullato nel finale che poteva sancire un risultato probabilmente diverso. Sì, direi proprio di sì. Anche il gol, insomma, il gol della domenica trovato da Ceccarelli. Da Ceccarelli. Forse un po' avanzato. Bello comunque quel gol, bello da vedere, sì. Gran da vedere, sì. Anche perché insomma, anche il potere Antonelli poi non si aspettava. No, così, assolutamente. Era un po' avanzato, non si aspettava. Beh, noi poi comunque quando ci sono delle belle azioni anche dalla parte degli avversari, insomma, noi sì, lo riconosciamo assolutamente, certo, ci mancherebbe. Certo. Comunque, un episodio si può dire, perché senza magari quel tipo di giocata forse si poteva incanalare su 1-0. Sì, no? C'è anche a dire che Antonelli ha fatto due grandi parate nel senso del match, quindi in Perugia ha cercato di trovare la rete del perché mi sa che non c'è qualche problema, vai parla proprio con quello. Quindi dicevi Antonelli ha fatto due grandi parate nel corso della gara e diciamo il Perugia ci ha provato di cercare la rete del pareggio, l'ha trovata poi in una maniera probabilmente in cui non si pensava, quindi nessuno pensava a una conclusione del genere, che è andata a infliggersi proprio sotto l'incrocio dei pali, quindi un gran gol da parte della giocatrice del Perugia. Vediamo i risultati, cosa è successo in questa penultima giornata. Oltre all'1-1 tra l'Arezzo e il Perugia, abbiamo detto dunque quello che è successo in testa, dove il braccetto tra Sassuolo e Vittorio Veneto adesso si è infranto, perché il Sassuolo è andato a vincere contro l'Imolese nettamente 4-1, mentre il Vittorio Veneto ha preso 4 gol in casa del Calcio Padova, finita 4-2. Chiaramente l'impegno era chiaramente più difficile, quello del Vittorio Veneto. Certo, non ci si aspettava una sconfitta così eclatante. No, effettivamente no, perché loro, il Vittorio Veneto si è giocato il campionato con questa sconfitta, e il Padova comunque, non potendo ormai, c'è un divario. Magari ci si aspettava un atteggiamento un po' meno reattivo, ecco. Però così va il calcio. Io sinceramente credo che nella prossima giornata sicuramente le cose rimarranno in questa maniera, perché mi sembra difficile che il Sassuolo vada a perdere nell'ultima giornata, quindi
tutto sommato è anche la conclusione più giusta di questo campionato per le potenzialità viste. Il percorso fatto probabilmente del Vittorio Veneto è stato un percorso più continuativo, hanno sbagliato meno, sono caduti meno volte, però effettivamente sia per le individualità che giocano nel Sassuolo, sia proprio per il gioco di squadra che hanno, credo che probabilmente il Sassuolo sia la squadra che più si merita la vittoria di questo campionato. Anche perché, cioè, leggevamo l'altra volta i numeri, il Sassuolo ha fatto il doppio dei gol, qui vediamo la classifica, lo vediamo, vedete in alto a destra, 81 gol fatti dal Sassuolo contro i 40, che chiaramente erano ben dosati, perché sì. Con gli stessi gol ha fatto quasi... con la metà dei gol ha fatto quasi gli stessi punti, però insomma 40 gol di differenza non sono pochi, a parità più o meno di gol subiti, quindi avevano le migliori difese, anzi il Padova la migliore, anzi dov'è la, no scusa, le reti 15 e 16 subite, quindi insomma migliori difese del campionato, la terza era il Castelvecchio, e quindi insomma i numeri sembrano, ecco, seppure in una situazione di equilibrio, a spingere in favore del Sassuolo, no? Sì, e poi mi viene una nota curiosa che Vittorio Veneto era la favorita di questo campionato e il Sassuolo costruito nelle ultime giornate grazie a dei colpi mirati, anche la stessa Costi, attaccante capocannoniere della Serie B, hanno fatto la differenza anche contro proprio il Vittorio Veneto. Abbiamo visto, abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, che a livello di gioco ha impressionato molto di più il Sassuolo, che ha carburato però più tardi rispetto al Vittorio Veneto, e forse questa è la nota, diciamo, che non gli ha permesso di mantenere un distacco dal Vittorio Veneto. Poi in zona di retrocessione, probabilmente parlando anche del contrario, c'è stato il gran colpo del Pescara, che da un punto fatto in giro di andata ne ha fatti ben 12, mi pare, in quello di ritorno, e ha messo il Gordigi alle strette. E quindi insomma, nell'ultima giornata è difficile ipotizzare. Sì, effettivamente. Effettivamente. L'Arezzo invece dove andrà? Imola. A Imola, che è la squadra con cui ha giocato poi il Sassuolo adesso. Sì. Imolese, insomma, che ha 23 punti, per chiudere in bellezza. Sì, per chiudere in bellezza. Di certo è una squadra alla nostra portata. All'andata è finita 0-0. Con l'Arezzo che aveva avuto ben più di un'occasione, comunque sia si era mossa molto di più, aveva aggredito molto di più, però insomma non eravamo riusciti a concretizzare i gol, stavamo ancora in quella fase in cui non era poi così semplice per noi effettivamente concretizzare le giocate, specialmente sotto porta. Adesso ci andiamo con una consapevolezza diversa e con più punti alle spalle, quindi sicuramente sarà insomma una sfida interessante. Noi ce la metteremo tutta, anche solo insomma per poter festeggiare con tutti i crismi questa ultima giornata di campionato. È vero, siamo salvi, è vero, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, però chiudere con una vittoria sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. La Presidente vedo che è soddisfatta, ha detto insomma che è soddisfatta della partita, insomma, del percorso di crescita, dice Chiara Davanti, di tutta la stagione. Sì, lei è soddisfattissima perché sono proprio, insomma, ha messo le basi per quello che è il progetto Arezzo, per quello che poi ci aspetta il prossimo anno con questa annata di transizione nella riforma dei campionati. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, anche con i settori giovanili, la primavera insomma sta continuando ad andare avanti nella Coppa Toscana, ora avrà l'ultima partita del girone eliminatorio, che è proprio uno scontro diretto con il Firenze, e insomma ambisce anche a poter giocarsi la finale il 27 maggio, quindi insomma assolutamente siamo tranquilli su tutti i punti di vista. Ci dice l'altra volta che in panchina anche in questa gara è andato Francesco Goretti, impegni di lavoro di Nazarena Grilli, nel senso non torna più prima della stagione, alla fine, oppure diciamo, no, ha salutato. Sì, e tanto manca insomma una gara, una settimana, sì. Con Francesco il lavoro è stato portato avanti fin dall'inizio, Francesco è stato l'assistente insomma fin dall'arrivo di Manuela Tesse, quindi ha sicuramente il polso della squadra e ha fatto veramente un ottimo lavoro come assistente, tra l'altro è anche allenatore della primavera, quindi insomma conosce a 360 gradi la realtà e le ragazze, e insomma lui va un plauso particolare perché insomma si è preso un impegno in un momento non semplice di portare avanti sia la primavera che la prima squadra.
in un momento in cui ovviamente la mister ha dovuto abbandonare per motivi di lavoro, ma anche la distanza che ci separava, insomma, anche perché faceva avanti e indietro. Milano, probabilmente alla fine eravamo abbastanza coscienti che alla fine del campionato sarebbe andata così, però lui non si è tirato indietro e questo sicuramente gli fa onore, in merito anche a tutto il percorso che ha fatto quest'anno con l'Arezzo. Ecco, un onore, Riccardo, anche per le giocatrici, perché comunque si sono trovate in una situazione, no? Tre allenatori sostanzialmente cambiati. No? Non è facile, vabbè, a parte però manca una giornata al termine del campionato, quindi probabilmente il fatto che questo cambio di allenatore all'ultimo si sente poco, più probabilmente hanno sentito il cambio, sì, da Manuela Tessa a Zanagrilli, e si è visto un po' anche nel gioco nelle prime due o tre gare della gestione di Nazarena. Difatti sono passate con due personalità diverse, nonostante l'esperienza di entrambe, probabilmente Nazarena aveva ancora più esperienza, avendo giocato anche nella nazionale italiana rispetto a Manuela, però Manuela aveva un diverso tipo di approccio proprio sulla mentalità delle ragazze, e probabilmente era stata quella la differenza tra le due allenatrici. Ok, allora speriamo che ci sia una vittoria di fine stagione, e poi così si pianificherà, immagino poi il lavoro in parte di pianificazione almeno idealmente già cominciato, poi sarà reso noto quando sarà il momento. Ci fermiamo un attimo e poi siamo a parlare del settore giovanile dell'Arezzo, ci rivediamo tra poco. Di nuovo insieme, seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, tra poco vedremo la presentazione dell'Amaranto Summer Camp. Andrea, i campionati sono finiti quasi tutti? Tutti. Quindi siamo con i tornei. Adesso abbiamo tutti i tornei. Dopo, so che ci sono stati anche dei bei piazzamenti ultimamente. Sì, no, loro ad esempio sono stati a fare un torneo a Prato, dove sono arrivati terzi. Hanno fatto un altro torneo domenica, dove insomma, impegnativo, perché hanno giocato contro la Roma, contro il Perugia, insomma, sono ben comportati, dai. Quindi, insomma, 2004 lo stesso, erano andati a margine coperta a fare un torneo internazionale, hanno fatto bene, insomma, dai. Ah, e aspetta, la ciliegina sulla torta era gli allievi, sì, che domenica hanno fatto, venerdì e sabato, scusa, hanno fatto a Città di Castello il Memorial Ortalli, non so se ti ricordi, Marcello Ortalli, che è stato anche dirigente, sì, dell'Arezzo. Hanno vinto in semifinale contro il Perugia e in finale col Città di Castello, quindi hanno vinto il torneo senza subire neanche una rete. Quindi, insomma, la squadra di Alessandro Violetti. Complimenti, che continua a mettersi in luce anche dopo il campionato. È una squadra che, sì, è cresciuta tantissimo. Tantissimo, le ultime 13 partite eravamo secondi dietro il Prato, insomma. Quindi nel girone di ritorno è stato un crescendo, insomma, come quasi sempre ci capita, che purtroppo ogni anno dobbiamo come ricominciare da capo, insomma, quindi vabbè. Abbiamo comunque letto con piacere il comunicato, no, che ha fatto la società lunedì scorso, in cui si parlava, beh, insomma, delle novità del CDE, eccetera, però a un certo punto si parlava anche della programmazione del settore giovanile, e quindi, insomma, è un bel segnale che viene dato, perché si parla di ampliamento, si parla cioè, riferimento a dei bei progetti. Abbiamo tutto iniziato poi con la concessione dello stadio, sì, a seguito poi la concessione anche comunque dei campi del Chimera, che comunque sia la società poi porterà avanti questo progetto. L'intenzione nostra è quella di, probabilmente non di fare proprio la scuola calcio, perché come il nostro direttore Gemmi vuole, giustamente, dobbiamo prima fare le cose, noi dobbiamo fare le cose fatte bene, non possiamo farle così tanto per fare, quindi meglio fare meno squadre però fatte bene. Certo, perché poi, insomma, poi c'è anche i rapporti, dobbiamo dirlo, insomma, l'abbiamo dicevamo anche la settimana scorsa, ci sono dei rapporti anche, diciamo, cittadini, sì, con, sì, le altre, chiaro, realtà, e che sono sempre stati storicamente delicati, no? Quindi, sì, no, c'è bisogno, per quelli tanto c'è bisogno di abitudine, sì, quindi non sarà certo a breve che comunque le cose si stabiliranno, però insomma piano piano noi cerchiamo di seminare. Purtroppo il nostro confronto è con realtà importanti, e per competere con queste realtà dobbiamo iniziare sempre prima a poter lavorare
con i ragazzi per dargli una certa impronta, insomma. Ma ecco, tu che sei anche dello scouting, responsabile, no, dello scouting nel settore giovanile, quando, che ne so, viene notato un giocatore magari interessante che gioca in una società della provincia o della stessa città, ecco, c'è collaborazione, nel senso, magari per cercare di portarlo all'Arezzo, no, da parte delle società, oppure scatta, che so, una competizione, magari anche con altre realtà anche più blasonate, diciamo, di fuori? Diciamo che, allora, fin tanto che all'interno di una società c'è un bambino interessante, la disponibilità c'è. La disponibilità è sempre totale, devo dire, delle società, insomma, non è quello. Il problema nasce perché comunque il nostro territorio non è un territorio così ampio, quindi può capitare che in qualche annata i bambini bravi possano essere concentrati in una o più società e basta. Quindi il problema nasce lì, perché fin tanto che tu hai bisogno di un bambino, di una società, non c'è il problema. Il problema nasce quando magari anche nella stessa annata ci sono due o tre bambini. Noi purtroppo però non possiamo far finta di non vedere. Quindi il nostro compito è quello di mettere insieme bambini più bravi e cercare di farli crescere. Se poi i bambini più bravi sono tutti concentrati in una determinata società, purtroppo noi abbiamo l'obbligo di provare a prenderli comunque. Poi chiaramente piano piano si stabiliranno, insomma, i vari accordi. Ecco, avete osservatori in giro per la provincia? Come è svolto poi il lavoro, diciamo, pratico? Allora, noi quest'anno praticamente era il primo passo che abbiamo messo, quindi l'input è quello di lavorare sul territorio. Lavorare sul territorio non vuol dire la città d'Arezzo, insomma, vuol dire chiaramente tutta la nostra provincia, o perlomeno per noi il territorio è tutto. Tutti quei luoghi dove il bambino la sera può tornare a casa. Quindi se c'è, che so, noi abbiamo bambini di Chiusi, ma perché c'è il collegamento col treno. Abbiamo bambini di Firenze, sì, perché col treno vengono, hanno la possibilità però ogni sera di tornare a casa, perché comunque è importante che il bambino non poi venga sradicato, certo, dalla sua specialmente vita. Quando non ha 14 anni è importante che poi la sera torni a casa e resti più possibile. Quindi prima noi riusciamo a monitorare tutto il territorio e a sapere che in una determinata annata nel nostro territorio quel ruolo particolare non c'è, allora ci possiamo rivolgere fuori, ma fin tanto che non abbiamo monitorato bene il nostro territorio non possiamo andare fuori, insomma. Per noi non è importante il risultato della squadra, per noi è importante che, paradossalmente, se una squadra perde sempre ma magari ci abbiamo due o tre prospetti che possano arrivare in prima squadra, noi siamo più contenti, quindi. Allora, andiamo a risalutare, siete stati già tutti ospiti, me l'avete detto voi per fortuna, no, quindi vi ricordavo, vieni, ti chiami? Lorenzo. Allora, tu in classe di che anno sei? 2004. 2004, allora, anche tu hai fatto dei tornei recentemente? Sì, margine coperta. Quindi insomma, sì. Un posto che ci ricorda delle cose, famoso, insomma, anche perché è una realtà da sempre importante. Com'è andata, con che squadre ti è capitato di giocare? Juventus Miami, siamo arrivati penultimi, ma però se pareggiate una partita se ne è persa una, quindi non è andato tanto male. E poi adesso che vi aspettano altri appuntamenti? Uno a Torneo di Laterina, sì, e uno a Prato, mi sembra. Sei contento della tua stagione? Sì. Sei soddisfatto, insomma, è come te lo immaginavi. Dove giocavi prima? Olmo Ponte. Poi lui è uno di quelli più bravi che avete preso, quindi, dell'Olmo Ponte. Sì. Che ruolo? Che ruolo? Attaccante. Quindi com'è andata a livello di gol? Tre. Vabbè. Iniziare da qualche parte. Vieni, ti chiami? Niccolò. Allora, tu invece sei 2005? 2005. Tornei? Raccontaci un po'. Molto bello quello di Assisi, quello. Sì. Dove abbiamo giocato contro la Roma, il Perugia, poi c'era la Fiorentina. Ecco, com'è a giocare contro queste squadre? Che cosa hai notato? Che, diciamo, esprimono il gioco che noi cerchiamo di esprimere. Però. Cioè, giocare la palla? Sì, giocare la palla, però.
po' più veloci. A noi alcune volte riesce. Sono un po' più veloci. Quindi la gomma? Sì. Cioè la differenza è la velocità sì. di pensiero. La palla un po' più sì, veloce. Perché loro la fanno anche da più anni, noi comunque abbiamo cominciato quest'anno. Adesso, però insomma, già è un bel risultato. Anche sì. Che ce lo diceva anche Remo Banchetti la scorsa settimana, che c'è proprio il tra virgolette, il diktat fin dalle squadre no, più piccole di... No, giocare sempre la palla. Giocare la palla, eccetera. Il portiere non può rinviare. Non può rinviare. Con i piedi non può rinviare. Ecco, deve sempre giocarla, insomma. Assolutamente. Quindi, insomma, sei soddisfatto di questa esperienza? Sì, sì, sì. Anche perché è bello giocarci e anche imparare da queste squadre. Ti ha più colpito la gomma o la Fiorentina? E la Roma. La gomma. La gomma è più avanti. Sì, sì. La tua stagione invece ti soddisfa? Sì. Sì, sì. Come squadra sì. Sì. Come a livello personale? Anche. Anche. Bene, grazie. Ti chiami? Davide. Siete compagni di squadra? Sì. Siete tutti e tre giocate insieme? Sì. Allora, lui ci ha detto la velocità della gomma, a te cosa ti ha colpito di più? Anche a me giocavano molto veloce, sapevo giocare molto bene il pallone e anche le abilità avevano molte. E com'è finita però la partita? Abbiamo perso il primo tempo 4-0 e il secondo 2-0. Potevamo dare forse di più, soprattutto nel primo tempo. Quindi vabbè, comunque mi pare un'esperienza positiva, considerato sì. il valore ecco, della squadra. Adesso vi attendono altri tornei? Ce ne attende uno a Chieti. Tre giorni consecutivi. E anche un altro a San Giovanni che stiamo continuando. Benissimo, bocca al lupo allora. Grazie. E infine conosciamo, ritroviamo anzi. Tommaso. E sei soddisfatto? Tu dove giocavi prima? A Reggio Academy. Reggio, hai fatto pochi metri, insomma. Sì. Ma che cosa hai trovato nell'Arezzo? Cos'è che ti ha colpito di più in questo cambiamento? Beh, è molto perché qui giochiamo molto di più la palla e cerchiamo di fare molto il giro palla, quindi cose che nelle altre squadre più lanci lunghi, più sì. non ci si guardava tanto, insomma. Quindi rispetto all'inizio del campionato siete migliorati sotto questo punto di vista. Molto. Perché insomma avevo visto una vostra partita e si vedeva che c'era dietro questo lavoro. Che ruolo giochi? Centrocampista. Centrale o? Centrale, sì. È il tuo ruolo, pensi che sia quello? Sì. Sì. Ti piacerebbe poi giocare nell'Arezzo da grande? Sì, sì. Ci speri? Sì. Si crea questo senso di appartenenza, no? È quello che poi si cerca di creare. E magari lo si crea anche con, magari iniziando a calcare lo stadio comunale d'estate. Assolutamente. Vediamo. Possono partecipare sia bambine che bambini dai 6 a 14 anni, semplicemente scaricando il modulo di iscrizione che potranno trovare sul nostro sito, inviandoselo via email oppure presentandosi qui alla segreteria, negli orari classici della segreteria degli uffici, e niente, potranno iscriversi fino all'incirca una decina di giorni prima dell'inizio dei camp, che saranno l'ultima di giugno e la prima settimana di luglio. Sono previsti degli sconti per gli abbonati e delle riduzioni invece per due o più fratelli, più bambini. Allora, speriamo di avere una grande risposta. Comunque il nostro obiettivo è raggiungere 50-80 bambini massimo. Quello che comunque è il nostro obiettivo è quello di realizzare dei camp in cui i bambini saranno particolarmente soddisfatti, anche i genitori, in cui si divertiranno e in cui avranno possibilità di apprendere diverse cose e di avvicinarsi anche non soltanto al calcio ma anche ad altre iniziative come ad esempio lo yoga, piuttosto che la piscina e piuttosto che altre attività di carattere ludico. Il nostro obiettivo per l'anno a seguire è innanzitutto quello di coinvolgere sempre più bambini, quindi noi dobbiamo, per competere a livello delle altre toscane e non, dobbiamo comunque ampliare la base e quindi già le nostre squadre che abbiamo perlomeno fino ai 2004 il nostro obiettivo è quello di raddoppiarle, quindi creare due squadre per ogni annata. E in più vorremmo aumentare anche un paio di squadre, cioè una è sicuramente gli allievi B che attualmente non ci sono in Lega Pro e che la federazione
sarebbe ben disposta a fare, e quindi quella squadra lì, e in più un'altra squadra ancora di più piccoli, quindi iniziare dagli esordienti, per noi dagli esordienti a 9, insomma, quindi 2007. Quindi queste sono, diciamo, quasi certezze. Poi il discorso della scuola calcio rientra sempre nel discorso come i camp, cioè se la dobbiamo fare bene, con il massimo della qualità, quindi se saremo pronti a farle con il massimo della qualità la faremo, altrimenti inizieremo dai 2007 come... Allora, qui ti abbiamo visto alla presentazione di questa iniziativa, quindi è un modo intanto per stare insieme, diciamo, d'estate, l'emozione comunque di essere sul campo dello stadio comunale, poi da qui chissà, magari rientra in quei due obiettivi che ci siamo dati fin dall'inizio, che ci accompagnano finché non li raggiungeremo, insomma, che è quello, uno, di dare la possibilità ai bambini di Arezzo e provincia di poter fare qualcosa di importante nel calcio, e l'altro più importante è che comunque ogni bambino della nostra città deve avere l'ambizione di poter entrare dentro quello stadio con la maglia Amaranto, insomma non è possibile che i bambini non ce l'abbiano questa ambizione, quindi questi sono i due obiettivi, e i camp rientrano proprio in quest'ultimo obiettivo. Da quando abbiamo avuto la concessione dello stadio si cerca più possibile di poterlo sfruttare, di far capire ai bambini quello che vuol dire entrare lì dentro. Siamo molto contenti perché, a mia memoria, è la prima volta che vengono organizzati dei camp estivi dall'Arezzo Calcio, quindi siamo molto contenti. Chiaramente lo facciamo proprio per il raggiungimento di questi obiettivi. Lo faremo soprattutto creando intorno ai bambini un clima fortemente divertente, ludico, insomma, anche nelle attività, diciamo, più importanti, che saranno quelle del campo. Lo faremo sempre creando delle situazioni divertenti. In più abbiamo messo insieme un gruppo di allenatori, diciamo, preparati. Ci saranno degli animatori professionali che cureranno i momenti in cui i bambini non saranno in campo. Abbiamo coinvolto il nostro nutrizionista per creare comunque sia il menù per il pranzo dei bambini. Insomma, staranno insieme dalle 8:30 in cui vengono accolti da noi fino alle 6 la sera, dopo aver fatto la merenda, che verranno riconsegnati ai genitori, insomma. Bene, speriamo che, insomma, abbia successo. Io ringrazio Andrea Tuzzi, ringrazio i ragazzi che ci hai portato, grazie Elettra Fiorini, ci rivedremo, penso, la prossima settimana. No. Grazie. Porterai qualcuno, questa è la notizia, sì. Quindi saremo qui, aspetteremo tutta la settimana questo momento. Riccardo, ci sarai per l'ultimissima. Tra l'altro potremmo anche forse commentare, è quello che ci auguriamo, ovviamente, i playoff. Forse, speriamo di poterli commentare, giusto? Basta, che dovrebbe esserci una gara, sarebbe grande esserci una gara di andata. Ci vediamo la prossima settimana.